Poi un altro aspetto che non conosciamo abbastanza, ma forse già più conosciuto, è il disegno. Lui è un disegnatore fantastico, veramente. Ci sono anche dei libri pubblicati in Italia sui suoi disegni. E ha sempre amato disegnare, e tutti i suoi amici più intimi collezionano i suoi disegni, ma anche, bisogna dire, i suoi disegni vengono oggi comprati da gallerie, rivendute. E quindi come artista, insomma, lui non ama passare per un artista perché vuole sempre essere l'architetto, ma finalmente c'è intorno a questo suo fare tutto un giro, direi, di collezionisti interessati, io fra l'altro, che stimano molto i suoi disegni e sono spesso disegni che vengono estratti dai famosi quaderni neri. Quaderni neri sono. Non hai uno qua oggi di quaderno nero, o ce l'hai in albergo? Oggi pensavo a non lavorare. Perché lui di solito quando inizia un lavoro lo inizia sempre disegnando, schizzando, insomma, andando sul posto a vedere la tipografia del proprio terreno. E comincia a fare le sue note, i suoi schizzi. E devo dire, sono noti anche i suoi ritratti, i suoi paesaggi, le sue illustrazioni metaforiche. Questo che direi, il pannello che avete visto, è un tipico disegno di illustrazione metaforica. Difatti, il titolo stesso lo dice, della costruzione di un angelo. Avete visto l'angelo? Io quello ho fatto Canal Vallato dal 76, la prima volta aveva già disegnato un angelo, che era l'angelo protettore dell'architetto. È più o meno, diciamo, un disegno simile a quello che ha fatto l'anno scorso per Maria Rosaria, e devo dire che l'angelo del 76 è giovane, è dinamico, è più, diciamo, più coinvolto, si vede nell'aspetto del fare, mentre il tuo angelo adesso ha preso un bel colpo, l'angelo architetto, sembra che si sta smontando un po', forse con gli anni ha anche riflettuto sulla posizione dell'architetto, la capacità dell'architetto di venire in quel campo sociale al quale tieni molto, per vedere che sto povero architetto ha messo piuttosto male. Va bene, questi sono i disegni metaforici. E c'è una persona che con grande brillantezza, quello che lo leggo poi concluderò, ha saputo descrivere l'opera di disegno, non disegno come artista, disegno come architetto, ma di disegno per sé, è stato Vittorio Gregotti. E bisogna dire che fra le persone che hanno all'inizio scoperto, se posso dire così, Alvaro Sisa, ci sono due italiani, Vittorio Gregotti e Pierluigi Nicolin, che veramente hanno scritto molto su di lui, e molto Gregotti il primo. E poi c'è Buïgas che ti ha molto sostenuto, e poi c'è Bernard Huet e Huet, Bernard Huet, un sono stati i tre, e poi sono arrivato io un po' dopo, tal Burkhardt. sì, ecco, sono arrivato io un po' dopo a farlo lavorare a Berlino. Va bene. In ogni caso vi leggo quello che dice Gregotti a questo proposito, poi passerò la parola a Alvaro. Nessuno ha saputo descrivere, questa è una citazione di un articolo mio, quest'arte meglio di Vittorio Gregotti, quando ha dichiarato che, questa è la citazione, che il disegno di Sisa è descrizione, avvicinamento di luoghi alle cose, la ragione d'essere insieme, di mettere insieme luoghi e forme. Questi schizzi hanno inventato non solo una calligrafia, la parte artistica, ma un metodo d'approccio del progetto, perché di fatti lui non disegna per fare disegni, ma disegna per approfondire quando fa un progetto quello che vorrebbe esprimere. Il disegno non è per Sisa un linguaggio autonomo, si tratta di prendere delle misure, di fissare delle gerarchie interne del sito che si osserva, i desideri che quest'ultimo genera, le tensioni che induce. Si tratta di imparare a percepire le questioni, a renderle trasparenti e penetrabili. Si tratta, in definitiva, dice Gregotti, di cercare per mezzo della scrittura del disegno una serie di risonanze che funzionano progressivamente come parti di un tutto, che mantengono l'identità delle cause e delle loro origini contestuali. E finisce Gregotti dicendo: immaginare significa ricordarsi di ciò che la memoria ha scritto,
In noi è confrontarlo con le esigenze e le condizioni, ma anche elevare le esigenze e le condizioni al livello della loro reale complessità e infine restituirle nella semplicità. Penso che questa è una descrizione meravigliosa del carattere, dell'ingenuità e nello stesso tempo della maniera di fare di Alvaro Siza. Ecco, io vi ricordo semplicemente che questo pannello non è il primo tentativo di Alvaro Siza in questo campo, che nella stazione di metropolitana di Bento, a Porto, esistono dei graffiti, direi, perché è una specie di disegno murale che ha fatto, un graffito voluto come graffito, ma diverso da quello che noi ci immaginiamo dei ragazzi che vanno ormai a dipingere i muri, che è una seconda opera. La seconda opera è da trovare sulla terrazza della vineria di Campo Maior, un progetto abbastanza difficile, per me ho avuto molte difficoltà a assimilare questo progetto tuo, per una ragione, che questa vineria si trova su una collina. E finalmente, quando ho visto le foto aeree di questa vineria, ho capito il senso scultoreo che dicevi, ma nello stesso tempo mi sono chiesto, di fronte alla tua abitudine di integrarti nel paesaggio, perché in quel posto dove l'integrazione lì è il contrario, è quella di dimostrare, in tuo caso un gesto, quello che plasticamente vuoi mettere in evidenza, un'integrazione rovesciata questa volta, ma tu lo descrivi come una volontà precisa di piazzare una scultura sulla collina. E questo è stato un buon problemino, ma ok. Microfono. Sì, va bene, scusate. Poi l'ultimo lavoro che ha fatto è un grande murales di 150 metri, se avete l'occasione di andare, nella chiesa di Fatima, che è stato appena terminato, penso, e poi il lavoro seguente è questo che ha fatto per Maria Rosario. Ecco, questa è la mia introduzione al suo rapporto con l'arte. Adesso chiediamo di spiegarci questo a Siza. Grazie per l'attenzione.